Estate 2016 cambiano le abitudini dei viaggiatori tarantini e intanto il turismo stenta a decollare. È il quadro emerso nelle agenzie viaggio che hanno illustrato una situazione ancora lontana dal sogno di una città turistica. Per Taranto cerco di fare tanto incoming, spiega Maria Giovanna Rota, titolare di Immagirò Viaggi, ma la richiesta è davvero bassa. Una pubblicità negativa dettata dalla grande industria che spesso si conosce più dei tesori come il Martà e il Castello Aragonese. La clientela extraeuropea quasi sempre ha più di 50 anni. Taranto è di passaggio, inserita come tappa di un viaggio che ha come basi Salento, Valle d'Itria. Mare, caldo e accoglienza colpiscono positivamente i turisti, che commentano invece in modo negativo la sporcizia della città. I soggiorni sono brevi, c'è ancora poca inclinazione al turismo, conferma la titolare di Josephine Travel, Vanessa Mascia. Siamo ancora molto lontani da quello che si potrebbe e dovrebbe fare. Intanto cambiano anche le mete delle vacanze dei tarantini, spaventati dal terrorismo. La situazione ha modificato le richieste dei consumatori, racconta Vanessa Mascia. Si evitano i paesi arabi, si preferiscono le capitali del nord Europa, la Grecia o l'Italia. Gli attentati hanno cambiato le scelte, come conferma Maria Giovanna Rota. Diventa sempre più difficile consigliare viaggi anche in Europa, ad esempio Parigi ora è ferma. Per una questione di sicurezza è aumentata notevolmente la domanda interna per le nostre isole.